Intervistare Andrea Lucchetta qui alla Biper Forum Monzani quando si parla di nazionale è complicatissimo, innanzitutto perché ti sta cadendo le lenti. Assolutamente sì, anche perché il concetto di trasversalità con cui si possono andare ad assaggiare butti di aceto balsamico tradizionale invecchiato perfettamente, ma soprattutto poi anche piccoli assaggi di grandi vini invecchiati, quindi più o meno ci si può divertire. La trasversalità dei capelli ovviamente dà l'opportunità di andare poi a vedere come in tutte queste generazioni il modo per catturare l'attenzione sia sempre stato quello attraverso attrezzi diversi, ma soprattutto con la stessa voglia di tenere in vivo quel pallone. E poi perché no, se mi cade anche l'occhiale non ci vedrò più una mazza, però lo stesso, che te posso dire? Vedi, anche qui c'è un problema di asimmetria per quanto riguarda le lenti. È molto bello essere asimmetrici, che dici? Hai dato il via alla generazione di fenomeni, ne hai fatto parte, sei stato uno dei primi di questa nuova squadra che ha vinto tantissimo e ci ha fatto divertire. Tanti anni sono passati, il cappello è ancora spazzola, qual è il segreto? Innanzitutto sul fatto che hai ancora i capelli. Ma da quel punto di vista ti posso dire che la prima volta che ho preso il gel in un posto vicino alle carceri a Modena, e da quel giorno lì, fedelissimo, non l'ho mai cambiato, quindi diciamo che è veramente un gel molto buono. Per il resto ti posso anche dare questo tipo di informazione: l'inseminazione in vitro è stata fatta sicuramente all'interno del Palapanini, con la maglia Panini addosso, con la società addosso, e poi da lì in avanti il testimone è stato passato con Giulio Velasco, che è riuscito poi a portare questo seme e a fecondare generazioni diverse, sempre più trasversali, per arrivare poi alla possibilità di vedere ancora ben alto quel totem che sta da giocatori, sta per essere passato ad allenatori, che stanno comunque portando il nostro seme in giro per l'Europa. Ed è questo il dato più interessante, recuperando poi quelle che sono state le vecchie generazioni di una squadra nazionale che è ancora viva, pulsante, e vuole comunque continuare a portare Made in Italy il più in alto possibile. Senti, una cosa quasi seria, visto come è andato il torneo di qualificazione olimpica a Berlino, per l'Italia essere già ai giochi è stata una bella fortuna. Fortuna meritata sul campo. Meritata sul campo, e questo ti sta anche a dire quanto è stata l'importanza di un'accelerazione di un gruppo che pian pianino si è riconsolidato all'interno della voglia di stare in palestra. All'epoca eravamo una generazione di minatori che avevano la voglia di rimanere in palestra per andare a rifondare quello spirito importante, quella voglia di essere competitivi. La stessa identica cosa sono riusciti a fare i ragazzi di Blengini, e adesso ci aspetta un sogno meraviglioso, che è quello che stiamo aspettando da tempo, aspettando ovviamente anche la nazionale femminile, che penso che si possa qualificare in Giappone.